Sicilia, ecco come ha trascorso San Valentino con Ignazio. Cecilia Rodriguez difende Francesco Monte e intanto festeggia il San Valentino con Ignazio Moser, notizia di chi? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più affiatati, a dispetto dello scoop di Striscia la notizia, che ha sorpreso Francesco Monte sotto casa di Cecilia. La modella argentina ha trascorso il giorno di San Valentino con il suo fidanzato Ignazio che, secondo quanto dichiarato al settimanale Chi, l'ha portata fuori per una cena a lume di candela, gesto che la modella avrebbe gradito moltissimo. Insomma, tra i due la storia d'amore va a gonfie vele, nonostante il tapir con le corna consegnato dalla troupe Striscia a Moser. La coppia ha sempre manifestato di avere una profonda intesa, anche fisica, fin dai tempi del Grande Fratello VIP, reality grazie al quale la Rodriguez e Moser si sono conosciuti. Nell'intervista concessa a Chi, i due ritornano sull'argomento dell'armadio nel quale, come sottolineano i diretti interessati, non sarebbe successo nulla, ossia non sarebbe stata consumata alcuna intimità. Nonostante la relazione proceda nel migliore dei modi, Cecilia non può che ritornare sull'argomento Francesco Monte. Il ragazzo è stato accusato di aver acquistato, durante il reality l'isola dei famosi, della marijuana. Vediamo cosa ha detto la Rodriguez in merito alla polemica, che ha investito il suo ex. Cecilia difende Francesco Monte sulla questione della droga all'isola dei famosi. Cecilia Rodriguez ha dichiarato di non approvare il comportamento di Avenger, che ha accusato pubblicamente Monte di aver acquistato droga durante il reality. L'Argentina ha criticato il fatto che Eva abbia consigliato a Francesco di curarsi, in quanto, a detta della ragazza, sono altre le cose da curare, essendo il suo ex una persona per bene. Cecilia ha aggiunto di non criminalizzare chi fuma uno spinello ed ha sottolineato di essere dispiaciuta per l'uscita di Monte dall'isola dei famosi. Il reality, infatti, è un'ottima opportunità e lo sarebbe stata anche per Giovane, che non ha fatto mai mistero di voler lavorare nel mondo dello spettacolo. A proposito del feeling instaurato con Paola Di Benedetto, Cecilia ha affermato che a lei farebbe piacere se Francesco si innamorasse. Il giovane, come molti ricorderanno, ha sofferto tanto per la fine della sua storia con la Rodriguez, durata 4 anni. La relazione è terminata in diretta il Grande Fratello VIP con un chiarimento davanti alle telecamere, al quale è seguito un dialogo privato tra i due diretti interessati, una volta uscita la modella argentina dalla trasmissione.